io volevo ringraziare tutta la giunta comunale e il sindaco per la situazione in cui ci ha capovolti, perché così non si può più andare avanti, noi non ce la facciamo. Lui, il mercato, questo qua è un mercato storico che da centinaia di anni, e lui questo qua non lo può chiudere perché i mercati storici non si possono toccare. Lui intelligentemente con tutta la giunta sta facendo in modo di non far affluire più le persone. Automaticamente così siamo noi costretti a chiudere battenti, perché già è mezzogiorno, guarda i bagni come sono ancora pieni. Noi abbiamo delle spese, ci sono tante famiglie qua che vivono di questo lavoro. Ha da una vita questo lavoro, lo faceva mio padre, mio nonno, il mio bisnonno. Mi dispiace che ogni tanto lui viene qua in pescheria e guarda, si compra il pesce e se ne va. Lui forse se lo può comprare, ma tanta gente non lo compra più, e noi forse non siamo più in condizioni di dare un servizio ottimale come lo abbiamo sempre dato.